super guest nel mondo del trading online e del risparmio gestito, direttamente collegato dalla città di Napoli. Abbiamo con noi Pietro Di Lorenzo, fondatore di SOS Trader, nonché anche organizzatore ed ideatore di Investing Napoli e Investing Roma. Grazie Pietro di essere con noi. Grazie, grazie, grazie a te Eugenio, sono veramente contento di stare con te questa sera, è un sacco di tempo che non ci vediamo, ahimè, e quindi ti do un abbraccio virtuale, siamo più o meno, credo, sullo stesso parallelo, più o meno, no? E insomma, mi fa piacere rivederti, sapere che sei in forma, che sei sempre sul pezzo, e quindi sarà una bella chiacchierata. Tra l'altro, per chi si connette adesso e si connetterà tra qualche minuto, oggi è una di quelle altre live in cui si possono confrontare e esporre il loro punto di vista due trader professionisti italiani che fanno parte della prima generazione dei trader, ossia quelli che sono nati alla fine degli anni 90, quando sì e no c'era la linea ISDN al posto dell'ADSL e i primi trade che si facevano ricorrendo ai servizi di trading online, chiamiamoli letteralmente primitivi, venivano utilizzati addirittura con la connessione ed il modem analogico, quello della Telecom che faceva per connettersi. Quindi chi adesso ascolta o ascolterà successivamente si renda conto di che tipo di percorso professionale abbiamo potuto affrontare, vedere dal vivo noi con questi 20 anni abbondanti in cui siamo passati letteralmente dal medioevo del trading a quello che adesso sembra essere il futuro che ci attende con la multicanalità oltre ogni limite. Pietro, sappiamo, perché se ne parla sui tamtam e sui social, che recentemente è uscito un tuo nuovo libro, Un milione per mia figlia, edito da Oepli. Per cortesia, facci un anticipo sui contenuti e soprattutto che cosa ti ha spinto a scrivere questo nuovo libro. Sì, al volo Eugenio, questo è il nuovo libro, grazie per quest'assist. La logica è questa, uno pensa, ma con tutta l'offerta che c'è sui libri di trading, di finanza personale, di analisi tecnica, c'era proprio bisogno di un altro libro? E questa è la domanda che uno, diciamo, inconsciamente si pone ogni volta esce un nuovo libro. Probabilmente la cosa che mi ha spinto a scrivere lo storytelling è molto semplice. Io da un annetto e mezzo circa sono diventato papà, e quando diventi papà si aprono dei file nascosti, no? Presenti i file nascosti di Windows, cioè delle robe che tu hai dentro ma non sapevi di avere dentro, fra cui c'è anche quell'istinto di protezione, no? Che hai verso i figli, cioè speri che non cadano, non si faccia male, fra le altre cose speri anche che il loro futuro finanziario sia solido. Quindi detto ciò, ti viene questa voglia di proteggerli, di pianificare il futuro, e quindi in questo libro non ho fatto che rendere pubblico quello che sto facendo per mia figlia, cioè una serie di azioni molto concrete che con un obiettivo ben dichiarato, quindi un milione per mia figlia, che sono peraltro abbastanza semplici, non vi immaginate delle regole per arrivare a un milione facilmente e quant'altro, ma alla vecchia maniera, quindi un risparmio periodico, un investimento automatizzato nel tempo e grazie alla magia dell'interesse composto, ai settori macro trend, quindi grandi settori che stanno guidando il cambiamento, no? Soprattutto in questa fase, quindi pensiamo a digitalizzazione, intelligenza artificiale, cripto, blockchain e tutta questa roba qui, investendo, come dire, a rate, quindi pezzetto per pezzetto, poi nel tempo si possono ottenere dei risultati straordinari. Quindi un libro non solo per papà e mamme che pianificano il futuro dei figli, ma per chiunque abbia un sogno finanziario, no? Magari tu, Eugenio, c'hai il sogno di comprare un campo da golf nei prossimi 5 anni e piano piano accumulando puoi raggiungerlo. Quindi un libro per chi ha voglia di tirarsi sulle maniche, per chi non ha voglia solo di lamentarsi e dire ah, tutto male, è tutto uno schifo, ma insomma alla vecchia maniera costruire un sogno passo per passo, tutto qua. Quindi dal punto di vista editoriale possiamo dire che unisce un po' di finanza comportamentale personale e tecniche di portfolio management, quindi
Sì, il senso è che è un libro molto genuino, nel senso che vedrai che ci sono esattamente gli screenshot del mio conto personale, nel senso che io ti ho detto, guarda, caro lettore, io sto facendo così, ti dico esattamente gli ETF che metto in portafoglio, ti faccio vedere esattamente il mio portafoglio col saldo del mio conto, quindi è un libro dove non ci sono, sai, quei libri un po' furbetti dove uno dice non dice, Certo. io faccio così. Se ti piace, bene, se non ti piace ti do le alternative un po' più conservative, un po' più aggressive. Se fai così nel tempo è successo questo e quindi vuole essere anche un esempio, no? Spesso sai che tu hai quella voglia di, però sei sempre tentennante perché hai paura di fare una sciocchezza, poi sai quando ci sono i soldi di mezzo uscire dalla propria zona di comfort è molto complesso, no? E allora anche mostrando, no, in maniera molto trasparente e genuina quello che sto facendo, spero di dare, sai, quel coraggio che tu stai lì lì per farlo, magari dopo la lettura di questo libro ti lanci e finalmente prendi in mano il futuro, il tuo futuro finanziario. Perché poi, sai, il tema è che l'educazione finanziaria, volente o nolente, secondo me è un tema dolente, cioè è un tema veramente dolente in Italia, perché se ci pensi, se non ti insegna la scuola, se non ti insegna l'università, se non ti insegnano i genitori, se non ti insegna l'autoformazione, hai visto l'offerta didattica in Italia adesso è molto discutibile. Come fai a imparare le azioni giuste da fare? E quindi è un libro che cerca anche di colmare questa lacuna, che è anche un po' culturale, no? Perché parlare di soldi spesso risulta volgare, risulta un po' gretto, risulta Davide, e quindi. Tra l'altro, guarda, proprio sul concetto di parlare di denaro, io, te e tanti altri colleghi, in questo periodo dell'anno ne sapevamo parecchio perché ci ritrovavamo solitamente a Rimini per l'Italian Trading Forum, che è Vero. il secondo anno che purtroppo viene sospeso per le ragioni che ben conosciamo. A questo punto si aprono tutta una serie di scenari nel futuro, già nel prossimo anno, per sapere se ci sarà ancora. Anzi, te lo anticipo già invece per quanto concerne il tuo campo di operatività. L'investing di Napoli e di Roma quest'anno prevedono una sessione più avanti, dopo settembre, oppure anche tu guardi al 2022? No, noi assolutamente in autunno lo faremo. Abbiamo avuto il coraggio di farlo nell'autunno, in particolare il 26 settembre, quindi nel 26 settembre del 2020 l'abbiamo fatto. Siamo stati fortunati, abbiamo avuto un ottimo market time. Ti ricordi, era quella finestra fra l'estate che finiva e poi il Covid che ricominciava. Proprio se l'avessimo fatto una settimana dopo non avremmo trovato le condizioni giuste. Quindi abbiamo fatto le prove generali l'anno scorso con mascherine e quant'altro e devo dire sono eventi diversi per ovvie ragioni perché poi se ci pensi l'organizzatore di eventi è un organizzatore di assembramenti, no? Visto che gli assembramenti sono vietati è stato messo diciamo in default fuori legge, però io sono fiducioso che si riparta. Molto determinato, probabilmente lo faremo il 3 ottobre del 2021 su Roma. E come sai, è una mia grande passione fare gli eventi perché amo la formazione online, ma parliamoci francamente, Eugenio, la formazione fisica è uno scambio energetico, no? È qualcosa che va al di là dello semplice scambio di contenuti, c'è anche una voglia di condividere le proprie passioni. È un po' come il calcio giocato a porte aperte o a stadio vuoto o a stadio pieno, no? Dice sì, vabbè, alla fine sono sempre 22 persone in mutande che rincorrono una sfera. Sì, però con lo stadio pieno è un'altra roba. Il gioco è uguale, però l'emozione è tutto diversa. Quindi noi siamo molto determinati a farlo in forma fisica. Non credo tanto negli eventi fisici che poi si girano in online, capite? Diventano 100% Sì, online. Però esatto. ti anticipo, sarà un evento che sarà, diciamo, per il più fisico, però ci sarà anche una piccola finestra digitale. Quindi l'abbiamo chiamato Figital, cioè digitale, ma con una coda digital che consente anche a chi magari è molto lontano di prendere un pezzetto, una finestrella, prima finestrella anche da remoto. Molto bene, innanzitutto complimenti perché in questo modo ritorneremo gradualmente anche noi operatori del settore ad una vecchia o nuova normalità. Per scaldare un po' l'ambiente, perché vedo che mi stanno scrivendo in privato e chiedono già alcune tue personali view, visto che oggi è una giornata particolarmente
caliente sulla criptosfera, io mi sentirei di chiamare in causa la regina delle cripto e ti chiederei, questa è la price action odierna in cui, come potete vedere, è oltre ogni aspettativa particolarmente positiva. Tra l'altro, vedete, in ultima posizione c'è UTK USD, ossia Utrust, che l'avevo consigliata 3-4 giorni fa. Vedete, sta facendo solo oggi quasi 40%. Pietro, dalla tua personale esperienza ed anche professionale, ovviamente di trader professionista, ed anche per le analisi che fai giornalmente e settimanalmente come fondatore di OS Trader, la domanda che mi sento di farti: che aspettativa hai o qual è il tuo sentiment in questo momento di mercato su Bitcoin and Company? Ma il mio sentiment è sempre uguale ormai da tempo, si è ulteriormente rafforzato verso, come dire, una ulteriore positività da quando sostanzialmente i rally sono alimentati non solo dai retailer, come era un po' 2-3 anni fa, no? Era più un movimento, diciamo, emotivo di retailer. Adesso è evidente che ci sono interessi diversi, no? si stanno interessando al mondo cripto anche dei player che fino a 2-3 anni fa e magari anche adesso un po' in sordina trattano questo mondo come un mondo, diciamo, come dire, l'over the counter per eccellenza, no? Un po' piratesco, dove fanno, insomma, hai sentito Warren Buffett l'altro giorno, sì. Secondo me, sai, quando tu sei così netto, probabilmente è anche perché hai un po' paura, no? degli sviluppi, no? Che sei un po' tagliato fuori dal mondo, è come, che ne so, quando tu impari a fare un mestiere, c'è qualcun altro che lo sta facendo in maniera diversa e tu senza neanche conoscerlo dici no, questo modo di fare è assolutamente scorretto, non andrà avanti e così. Quindi il mondo cripto penso che ormai inevitabilmente sta crescendo. È uno dei macro trend di cui fra l'altro parlo nel libro, che sono i macro trend, sono quelle crescite inevitabili, tra virgolette, cioè quelle evoluzioni del mondo e delle abitudini delle persone che saranno inevitabilmente destinate a crescere. Il tema è chiaramente quanto e come sarà osteggiato, perché io credo che c'è una parte della finanza consolidata, della finanza più istituzionale che lo osteggia, e quindi secondo me nei prossimi anni sarà una lotta fra chi cerca di in qualche modo mettere un freno, un cappello, che sia normativo, che sia regolamentare, che sia perché il Bitcoin inquina col mining, capito? Qualcosa che lo fermi, e chi invece sta cavalcando l'onda da tempo e ci crede in maniera profonda e quindi andrà avanti. Mi immagino un futuro così, queste due forze, la vecchia finanza e chi, diciamo, tiene ancora le redini in mano del mondo contro chi magari guarda un po' più avanti e cerca delle alternative alla finanza tradizionale. Sono concorde con te, con la tua view, e oltretutto sappiamo che sono già in fase di gestazione all'interno del Parlamento europeo, per voce della Commissione europea, un progetto di legge che andrà a modificare alcuni punti della MiFID 2 al fine, questa è la proposta della Commissione europea, al fine di considerare i crypto asset al pari degli strumenti finanziari regolamentati, e questo aprirà tutta una serie di conseguenze. La chiamano la MiCA, Markets in Crypto Assets. Ovviamente le istituzioni andranno in qualche modo, non ostacoleranno lo sviluppo delle criptovalute blockchain, oppure pensi, perché da quanto capisco tu pensi che lo incoraggeranno, oppure no? Io non solo penso che lo incoraggeranno, ma adesso si sono rese conto del potenziale di profitto che possono fare su questo mondo, in cui le commissioni, e questo è fondamentale ricordarlo, le commissioni di negoziazione sulla criptosfera sono in percentuale ancora, cioè mentre nei mercati cosiddetti tradizionali vado sulle azionali, sull'equity, vado sui future, vado addirittura anche sugli ETF, le commissioni sono flat fee, si paga
un importo fisso a prescindere dal controvalore, mentre nel mondo cripto, a seconda che abbiate un broker di determinato livello o anche un broker con elevati volumi, si può andare da uno 0.1% fino anche uno 0.5%. Capite che si tratta di un'opportunità per aumentare in misura significativa i propri profitti, senza dimenticare il fatto che la criptosfera negozia 24 ore su 24, non è come i mercati regolamentati che sabato e domenica nisba e tardo pomeriggio e notte non se ne parla. La criptosfera negozia sempre e questo ovviamente ha una serie di opportunità. Aggiungiamoci poi il fatto che ci sono, rispetto, e questo a mio modo di vedere è uno dei elementi storici che ci contraddistingue in questo momento di mercato, nel senso che proprio io e te e tanti altri nostri colleghi abbiamo visto come è nato il trading online nel 99, poi 2000, poi le varie crisi che ci sono state. Cioè, se siamo ancora qui noi ci sarà un motivo, vuol dire che siamo come alcuni grandi calciatori che, anche se cambiano squadra di calcio, continuano sempre a segnare, ad avere una loro visibilità per il nostro modo di lavorare, per le nostre capacità di analisi e così via, per la nostra specializzazione e così via discorrendo. La criptosfera ha questa peculiarità che, se tu non sei particolarmente smart, hai difficoltà ad avvicinarti. Cioè, non è... Faccio l'esempio pratico. Adesso ascoltate Pietro e Eugenio parlare che dicono: investite sul titolo azionario XYZ perché secondo noi farà così. Cosa fate voi domani mattina? Alzate la cornetta del telefono, chiamate la vostra banca o andate con la vostra app dell'home banking, o se proprio va male andate direttamente in filiale e comprami questo titolo. Quindi un'operazione che basicamente sono capaci a fare tutti. Ma se io e Pietro diciamo comprate la seguente altcoin perché ha queste condizioni di prezzo e perché ha questo business model e succederà, a nostro avviso, questo nei prossimi 3-6 mesi, caspita, questo non è che sono capaci di farlo tutti, perché hanno bisogno di un determinato tipo di formazione. Rischiano se sbagliano qualcosa, ma non rischiano sul mercato, rischiano di perdere il denaro, il criptodenaro quando lo spostano. Dovete quasi sempre interfacciarvi con controparti inglesi o straniere, e quindi per chi ha disponibilità di capitale, lo stiamo vedendo, c'è il desiderio di voler entrare su questo mercato ma non riuscire a farlo perché, come dicevamo prima nell'anticamera con Pietro, il grosso di chi detiene capitali da investire in Italia sono persone che hanno un'età che va dai 50 anni su, facciamo addirittura anche 60. Le giovani generazioni sono squattrinate, l'esatto opposto di quello che avviene in Asia. Le persone anziane sono povere, tra virgolette, i giovani, la millennia, riesce ad avere occupazionalmente dei posti di lavoro che sono più remunerati, quindi hanno più capacità di risparmio e possono investire maggiormente. Ovviamente poi sono anche più smart rispetto, che ne so, agli europei e ai statunitensi. E pertanto... Posso aggiungere una cosa, Eugenio, su questo? Sì, vai, due considerazioni, certo, velocissime. Guarda, la prima è che sono d'accordo con te, dove c'è complessità ci sono opportunità, perché i business troppo semplici con basse barriere all'ingresso, se ci pensi, sono business con bassa marginalità, no? Dove c'è la difficoltà viene fuori il consulente, la persona necessaria per spianarti la strada e per renderti la vita più semplice. Quindi concordo con te che il mondo cripto è complesso perché, oltre a competenze finanziarie, c'è anche una capacità, necessità di una capacità di analisi, soprattutto su alcuni progetti che non sono facilissimi da comprendere, anche in ottica lungimirante, e anche perché ci vuole anche una capacità informatica, no? Io ho iniziato la mia carriera sul mondo cripto, non so se hai mai visto qualche mia intervista all'ufficio, ho un miner posto sulla scrivania, perché ho iniziato, ero curioso di capire questo mondo. Io, sai, sono uno molto empirico, no? Se me la spieghi non riesco a capirla. Se la faccio e sbaglio 10 volte, forse la capisco, sono un po' di goccio, no? La vecchia maniera. E quindi ho provato proprio a minare col mio, la mia macchinetta. Chiaramente
non mi sono arricchito, è stata una formazione, no? È presente quando tu vai a fare la scuola guida e lo fai in maniera pratica, e quindi è un mondo di complessità e le confermo, no? Anche all'inizio, ma anche tutt'oggi faccio fatica a comprendere dei progetti, delle altcoin e quant'altro, quindi è così. La seconda cosa che voglio dirti è che è vero ciò che dici, che è un mondo più esclusivo, fra virgolette, però non vorrei tornare al mio libro, ma ti faccio un accenno veloce. Lì, per esempio, nel mio piano di accumulo, dentro ci ho messo anche qualcosa relativo al mondo blockchain e criptovalute, in maniera chiaramente non così sofisticata, nel senso che abbiamo preso un ETF che ha dentro le principali aziende leader in questo settore, però inizia a mettere in punta di piedi anche diciamo l'investitore retail, l'investitore wholesale mette in punta di piedi il piede dentro al mondo cripto in maniera evidentemente semplice, no? Gli ETF che sono probabilmente lo strumento più semplice per iniziare a fare questo mondo, e tre, rispetto a chi in Italia adesso è interessato e ha soldi e quant'altro, è vero che i ragazzi sono squattrinati, però è anche vero che in America, sai, il fenomeno Robin Hood sta prendendo una dimensione straordinaria, no? E anche lì, se vedi la dimensione dell'account medio di questi millennials che stanno lì a smanettare sulle cripto, ma anche sugli asset tradizionali, è molto bassa. Cioè, non è che stiamo parlando che i ventenni ci mettono sul conto di Robin Hood, ci mettono 20K, ci mettono i $1,000, $2,000, e iniziano a prendere dimestichezza. Ancora una volta, se stai lì sempre a guardarti la partita, a giudicare, non vai avanti. Se vai, ti fai il tuo gruzzoletto, tu ragazzino intendo, no? E anziché stare lì a lamentarti, inizi a avvicinarti a questo mondo con curiosità e quant'altro, secondo me puoi fare cose straordinarie. Quindi è vero che in Italia i soldi ce l'hanno evidentemente le persone più avanti con l'età, ma questo non deve essere l'alibi per non accrescere le proprie competenze finanziarie, perché all'inizio puoi anche avere pochi soldi, ma ti fai le competenze, no? Tutti noi abbiamo iniziato un po' così, con pochi soldi. Quindi è importante, cioè non dobbiamo far passare il messaggio che, visto che i ragazzi italiani sono squattrinati, è bene che siano lontani dai mercati. Anzi, proprio perché sono squattrinati, dovrebbero farsi delle competenze che gli consentono di entrare su mercati dove c'è... Cioè il mondo cripto, parliamoci francamente, se sei un esperto di mondo cripto e hai le scatole grandi, cioè hai sei forte... ti vengono loro a prendere a casa a te per lavorare, perché è un mondo dove c'è bisogno di grandi competenze. Quindi l'input che vorrei lanciare ai nostri ragazzi, anche darsi da fare, no? E il mondo cripto offre un sacco di opportunità in questo senso. Come trader professionista, anche tu fai attività di formazione e di tutoring, oltre poi a tutte le attività di analisi e osservatorio su titoli, indici e valutatore poi di OS Trader. Qual è il pensiero principe che ti senti di dare proprio a chi è neofita, si sta avvicinando per la prima volta, perché è inutile negarlo, la pandemia e la crisi socio-economica sta spingendo e ha spinto tante persone, particolarmente giovani o affascinate dai mercati finanziari, a dire: va bene, causa pandemia mi si sono ridotte le entrate finanziarie, cerco un'alternativa per rimpinguarmi le tasche. Ed è uno dei messaggi che sta passando ormai da svariati trimestri anche in Italia, con queste pubblicità bombardanti dei banner di società finanziarie che molto spesso non sono neanche regolamentate o sono, peggio, abusive nella proposta di forme di investimento in Italia, senza dimenticare poi il grande miraggio di determinati mercati che richiamano proprio quello che hai menzionato tu prima, cioè per fare trader, per diventare, diciamolo Pietro, non dobbiamo avere paura di fare questo tipo di proclami. Chi vuole diventare trader professionista ha necessità di avere due requisiti di base.
un primo che lo dobbiamo considerare esogeno, che non dipende da lui, il capitale. Quindi il capitale per fare trading è come la fabbrica al cui interno voi volete andare a mettere dei macchinari. Quindi per fare l'industriale ci vuole la fabbrica, per fare trading ci vuole il capitale da immobilizzare. Poi il fattore endogeno, quello che dipende da voi, ci vuole l'attitudine e la formazione. E queste, l'attitudine si può averla per ragioni di genetica o di comportamento, ma la formazione, quella bisogna assorbirla, bisogna riceverla, bisogna andarla a ricercare. E molto spesso quello che vediamo noi altri nostri colleghi è che c'è questa fantafinanza che gira in rete, che ricorre a banner fantomatici per attrarre ovviamente e creare questo spirito di che tutto sia un mondo fortemente facile, clicchi un pulsante, guadagni denaro, che spinge a utilizzare che cosa? La leva finanziaria con poco denaro. E questo è l'elemento principe che utilizzano per solleticare il vostro interesse. Vuoi fare il trader? Non hai denaro? Nessun problema, vieni da me, apri il conto e sono abusivo, ti permetto di fare leva 1 a 500. E quello che non ti dico, anche se poi è scritto poi nel footer di ogni sito che propone questi tipi di formula, guarda che con la leva finanziaria, se ti va bene, Eugenio, ti ho perso. Eugenio, non ti sento più. Mi senti? Purtroppo ti ho perso. Scusateci, c'è stato un blackout improvviso e collassato tutto improvvisamente. Non so che cosa sia accaduto, è andata via tutta la corrente, è caduta la connessione. Spero che non accada nuovamente, probabilmente è dovuto al fatto che stanno installando la fibra su tutta la zona qua dove sono. Stavamo menzionando il fatto che il ricorso alla leva finanziaria per chi opera da anni come noi è devastante, perché conosciamo benissimo le conseguenze. Che cosa ti senti di dire, Pietro, proprio in relazione a questo tipo di minaccia per chi è giovane, per chi neofita, che si sente attratto dalle proposte lusinghiere che arrivano bombardanti attraverso la rete? Guarda Eugenio, è un tema che mi sta molto a cuore, già la pressione arteriosa mi è salita almeno di un po', perché è veramente una vergogna quella che sta succedendo, perché in un momento così delicato dove la gente è disperata e ha poco da fare, soprattutto nei mesi sta a casa, davanti alla cellula, PC, sono diciamo gli utenti target ideali, no? Per chi cerca di sottrarti denaro e venderti sogni. Non so come dire, è come se tu a un malato terminale gli proponi in maniera dolosa, sapendo che gli stai proponendo una truffa, una medicina che lo salverà. E questo un po' esagerato chiaramente, ma siamo lì, perché quando la gente è disperata ricorda tutto. Quindi veramente un atteggiamento disgustoso, spregiudicato e impune, nel senso che ormai ci siamo abituati a delle pubblicità che veicolano, non solo enfatizzano gli aspetti positivi trascurando quelli negativi, ma secondo me superano in maniera abbondante quella che è la linea della legalità, nel senso che un conto è dire comprati questa penna, che ne so, che ha tre colori e ti fa fare dei disegni fantastici, un altro è dire comprati questa penna e imparerai a fare dei disegni come Leonardo e a guadagnare un sacco di soldi vendendo le poesie fantastiche che da sola scriverà. Cioè, capito? Si è un po' superato il limite, anzi si è molto superato il limite, e qui bisogna porre in freno, uno, il legislatore, due, il buon senso delle persone, perché sai, il problema della finanza, sai qual è? Non so se ti è mai capitato. Tu interagisci con persone che nell'arco della vita normale fanno tutte cose razionali, no? Sono molto diligenti,
seguono delle metriche ragionevoli, no? Non fanno mai il passo più lungo della gamba, è tutto a posto. Quando entrano nel mondo della finanza, è come Dr. Jack e Mr. Hyde, cioè tutto quello, quel comportamento rigoroso, la buon padre di famiglia che hanno nel 99% della loro esistenza, quando si tratta di investire o di fare cose, fanno le cose più spregiudicate e folli della vita. Esatto. E quindi è un po' un atteggiamento da gambler che purtroppo penalizza tutti noi, no? In primis perché lo standing complessivo del settore ha un downgrade clamoroso, no? Perché per esempio quando io vado ogni tanto a fare delle cose all'università e quant'altro, tipicamente sei guardato sempre con un certo pregiudizio, perché non perché c'è una considerazione bassa di te, ma perché il nostro ambiente viene considerato al pari di tutto quel ciarpame che c'è in giro. E allora è inevitabile che se tu vieni, come dire, inserito sbagliando all'interno di quel mondo, viene penalizzato. Il secondo motivo è che, come sai, il nostro mondo è fatto di gente che entra e gente che esce. Gente che esce perché finisce i soldi. Come tu hai detto bene, la stragrande maggior parte delle persone perde i soldi e quindi si estingue, no? In maniera darwiniana. Era nel passato, diciamo, era sostituita dagli incomers, no? Dai nuovi che entravano e quindi in qualche modo andavano a rendere il mondo del trading e della finanza operativa ancora viva. Il problema è che adesso gli incomers, quelli che entrano, i nuovi che entrano, tipicamente incappano subito nella rete di questi, chiamali truffatori, abbindolatori, venditori di fumo, quello che è. E quindi non riescono ad arrivare alla finanza, fra virgolette, sana, e quindi prima che vengano all'interno di un mondo di persone magari competenti che le possono guidare, incappano nella rete di questi qua e quindi privano dell'opportunità di far crescere il mercato, proprio perché incappano in queste disgrazie finanziarie e quindi mettono croce nera su tutto il mondo della finanza operativa. E quindi mai più torneranno a fare il nostro evento. Quindi non è un problema, perché io quando sollevo questo problema, no? Dice, ho capito, perché XY fa due volte il fatturato tuo, tu ti incazzi e gli vai contro. Ma il tema non è questo. Io che fatturino tanto i venditori di fumo è vero, no? Ma il problema non è che io mi incazzo perché fatturano i venditori, mi incazzo perché ci sono i compratori di fumo, no? E perché il regolatore, i compratori di fumo perché ci sono? Perché non c'è una competenza finanziaria tale per dire questo è buono, questa è una cazzata. Questo l'ho detta male, però il senso è questo. E due, non c'è un regolatore che mette un freno, no? Perché è vero che la pubblicità è l'anima del commercio, però è anche vero che quando uno eccede in messaggi oltremodo, come dire, falsi, no? Palesemente falsi, dolosamente falsi, perché un conto che tu, come dire, inconsapevolmente elogi oltremodo e metti il focus sui pregi di un'azione, un conto è quando tu, sapendo e con l'intento di fregare gli altri, agisci in un certo modo, e adesso è diventata consuetudine. Ti dico l'ultima, il tema, per esempio, anche sui quotidiani nazionali. L'altro giorno ero sul sito di TGCom, ti spunta il banner di cose molto hard. Perché? Perché la concessionaria vende, cioè il TGCom o il Corriere vende lo spazietto, i pixel, a una concessionaria di pubblicità. Esatto. Che non sa cosa vende. Allora tu ti trovi sul Corriere della Sera e ti trovi il banner: ah, fai soldi senza soldi, fai soldi mentre dormi, diventa ricco con le cripto. È grave questo, nel senso che va a intercettare un'utenza che chiaramente non è in grado di discernere quel messaggio, è in una fase di difficoltà e a bocca. Esatto, l'aspetto che ancora ad oggi fa comprendere quanto analfabetismo finanziario ci sia in Italia è vedere come persone credano, abbocchino, come hai utilizzato tu questo verbo, abbocchino a pubblicità ingannevoli che sono palesemente un farlocco, cioè fanno vedere, io mi ricordo il banner di una nota società di Forex che faceva vedere un dottore di ospedale che di giorno faccio il dottore, di pomeriggio vado a fare surf e poi 10 minuti la sera
trading online, e con questo mi pago i miei sfizi. Ecco. E ovviamente sotto il microscopico c'è scritto che ci sono tutta una serie di statistiche che dimostrano che operare, soprattutto ricorrendo non tanto col Forex, ma ricorrendo alla leva finanziaria, il rischio di rovina finanziaria è dietro l'angolo. Ora, per dare qualche chiamata tematica o se non altro qualche convinzione tematica, proprio la scorsa settimana ho fatto pubblicato un video anche un po' provocativo che diceva: il miglior titolo per fare trading online a livello part time in Italia è Stellantis, almeno negli ultimi 6-7 mesi. Per quale motivo? Perché questa trend line che supporta la quotazione da svariate volte è stata testata e il trend pertanto si dimostra particolarmente robusto. Questo significa che ogni qualvolta si verifica un episodio di tangenza, quello può essere considerato un ottimo entry point, e chi ha seguito questo consiglio e fosse entrato appunto a 14 euro per azione oggi si troverebbe già in profitto. Quali sono le tue convinzioni tematiche sull'azionario italiano, cioè quali, visto che tu come trader professionista sei particolarmente attivo sul mercato italiano, sì, e oltretutto attraverso il sito SOS Trader hai anche svariati servizi di advice sia quotidiana che settimanale con indicazioni operative. Qual è il se ti senti di esporti in tal senso, ci sono dei titoli o dei panieri di titoli o eventualmente degli indici anche presi su larga scala su cui ti senti particolarmente confidente o li ritieni delle convinzioni tematiche molto forti, delle chiamate per intraprendere un'operatività anche in stile hit and run o eventualmente buy and hold per tutto il 2021 in relazione a quelle che sono poi fuori dalla criptosfera le necessità di andare ad investire i capitali cosiddetti tradizionali convenzionali? Chiaro. Guarda, assolutamente sì, mi espongo volentieri, anche perché è quello che faccio ormai da più di 20 anni ogni giorno sul sito, quindi non faccio alcuna fatica. Io fra l'altro condivido semplicemente quello che faccio con i miei soldini, quindi mi viene abbastanza naturale. Allora, il tema proprio rapidissimamente, per chi non fosse molto sul pezzo riguardo il mercato italiano, il tema è questo: noi viviamo una sottoperformance fisiologica ormai da più di un decennio. Se tu metti accanto il grafico del DAX, nonché di un indice americano a tuo piacimento, e lo affianchi al mercato italiano, vedi due storie completamente diverse. La storia del mercato americano, magari è quello più visibile, è un rialzo sostanzialmente senza soluzioni di continuità, quasi dritto negli ultimi quasi 12 anni. La storia del mercato italiano invece di un lungo movimento laterale che ingabbia l'indice italiano, sostanzialmente un box, cioè noi da 11 anni e mezzo facciamo su, giù, fra 12,5 e 25, quindi siamo sempre in questo box. Quindi sostanzialmente chi avesse investito 10 anni fa sull'indice americano adesso avrebbe moltiplicato per X volte il capitale. Chi avesse investito purtroppo 10 anni fa sull'indice italiano, purtroppo sarebbe sempre lì. C'è un discorso di dividendi che ogni anno, quindi l'indice diciamo non è perfettamente fedele, incasseresti mediamente un dividendo, la somma dei dividendi delle quotate intorno al 2-3%, ma insomma il senso del ragionamento non cambia. Adesso siamo a red ratione, perché ancora una volta se si guarda il grafico dell'indice italiano stiamo facendo capolino ancora una volta su questa resistenza più o meno in area 25.000, che da 10 anni è questo tetto insuperabile che ogni qualvolta lo andiamo a toccare respinge la salita dei prezzi. Quindi la prima cosa da dire è che il mercato italiano ha deluso negli ultimi 10 anni, è un po' la fotografia di quest'Italia che perde di appeal, di produttività e quant'altro, in cui le quotate di fatto rispecchiano un po' l'andamento del paese. Detto ciò, la novità è che da inizio febbraio alla guida del nostro paese c'è una figura che ha un certo credito internazionale. Se ci penso, Eugenio, tu poi vivi fuori, sicuramente meglio di me puoi avere la percezione che sia dall'estero, però questa figura di Mario Draghi
del bene e del male è una figura che ha un certo appeal, no? Nel mondo delle istituzioni, nonché della finanza tradizionale. E lo si è visto anche recentemente, no? Con il recovery plan presentato, l'Unione Europea ha iniziato un po' a essere scettica, è bastato, diciamo, che Draghi avesse messo, fra virgolette, la sua faccia per sponsorizzarlo, e la cosa è andata molto più liscia di come sarebbe andata nel passato. Quindi, detto ciò, mi aspetto che anche per una strana coincidenza, nel senso che se ci pensi, in Europa adesso c'è una sorta di vuoto di leadership, perché sì, la Merkel, come sai, sta andando a casa dopo una lunga e onorata, per quanto mi riguarda, carriera di oltre 25 anni. In Francia sono impegnati con le elezioni, e quindi bisogna capire se riusciranno, chi ha il potere adesso, ad andare avanti. Comunque è impegnato in cose interne, e di fatto non c'è una figura autorevole che può farsi carico, diciamo, di questa malconcia Europa. E quindi Draghi probabilmente sarà una figura di riferimento, e questo potrebbe andare a beneficio di tutto il mercato italiano. Quindi mi sento di dire che secondo me potremmo essere alla volta buona, nel senso che quest'anno potremmo finalmente superare quota 25.000, e lo dico in base a tre elementi molto veloci. Il primo è che le mani forti, quindi le scommesse ribassiste che sono pubblicate in maniera pubblica sulla Consob, non sono mai state così basse, quindi per la prima volta il mercato italiano è rispettato ai ribassisti, non viene più shortato. La seconda è che questo gap, di performance può essere in qualche modo recuperato, soprattutto agli investitori istituzionali che adesso, dopo molti anni di rally sui principali mercati, vanno anche a cercare opportunità altrove. Sì. E la terza è che siamo su un mercato dove la peculiarità è che un terzo della capitalizzazione è fatta da utilities e un terzo da banche, quindi senza banche utilities non riesce a salire. Gli utilities sono in un ecosistema ideale, nel senso che i tassi bassi, come sai, favoriscono molto le imprese altamente indebitate. Questo fa un po' parte del business model delle utilities, no? Cioè, è corretto che siano altamente indebitate, quindi i tassi bassi le favoriscono, e i bancari, secondo me, siamo in prossimità di operazioni straordinarie rilevanti che possono in qualche modo portare al centro dell'interesse del mercato alcune banche. Il tema, molto rapidamente, è che MPS prima o poi dovrà essere ceduta la quota MPS dello Stato, perché si è impegnato a farlo. Adesso stanno cercando di incentivare in ogni modo a prendere in mano questa bella pillola amara, e quindi questo potrebbe scatenare una serie di operazioni straordinarie che chiaramente potrebbero riportare al centro di interesse del mercato il nostro indice. Quindi sì, perché poi oltretutto nel versante bancario mancherebbe il terzo polo, cioè chi dopo Unicredit e Intesa si va a aggregare per realizzare non dico il terzo polo, comunque il terzo partner bancario che si trasforma in grande istituto a livello europeo. Il tema è questo, ancora una volta inevitabilmente, così come è successo per il settore auto, se ci pensi, è scritto che per sopravvivere all'interno di quel settore c'è bisogno di grandi gruppi che si fondono fra di loro per essere competitivi. È uguale nelle banche, cioè è impensabile che la banca popolare di sotto casa mia sia competitiva e rimanga competitiva negli anni, cioè questo modello ormai è desueto, e quindi è necessario aggregarsi e fare dei grossi gruppi bancari, io direi addirittura europei piuttosto che locali, perché quella è un po' la direzione. E quindi, se così come Intesa ha mosso, ha fatto l'operazione su UBI, ha scatenato subito una serie di reazioni. Quando partirà il risico, e quindi quando ci sarà l'aggregazione di qualcuno che si mangerà MPS, perché come detto è inevitabile, vedrai che poi le altre saranno costrette a forzare poi le operazioni, e quindi la direzione verso pochi poli bancari che cercheranno di fare massa, e poi cercheranno anche di fronteggiare una crisi economica che poi andrà anche a impattarsi chiaramente sulle sofferenze bancarie. Per ora non lo stiamo vedendo perché ci sono tutte le moratorie, però esatto, caro Eugenio, prima o poi bisogna fare i conti anche con questo, no? Adesso, se ci pensi, la situazione è frizzata da tutti i punti di vista, cioè tutto fermo, le cartelle esattoriali stanno lì aspettando i contribuenti, che le banche sono messe così, i mutui sono fermi,
Però parliamoci francamente, non per essere pessimisti, arriverà in redazione nel momento nel quale andranno fatti i conti e si capirà quante imprese rimarranno in piedi dopo questa drammatica esperienza e temo che la conta sarà abbastanza dura da fare. Infatti, stiamo di fatto vivendo ancora una fase di limbo finanziario con tutte le reti di protezione finanziarie che ci sono da una parte dall'Europa e anche in casa nostra, e probabilmente traghetteranno il paese fino a quando Mario Draghi andrà a Palazzo Chigi. Poi, che tipo di nuova governance politica ci sarà successivamente a lui? Questo è ancora un gran punto interrogativo. Oltretutto, oggi io che sono in Spagna abbiamo una notizia di un certo rilievo perché il governo di coalizione di sinistra di Sanchez Iglesias è ormai arrivato al capolinea. Iglesias ha dichiarato che dichiarato, si è ritirato pubblicamente dalla scena politica. Ricordiamolo che Pablo Iglesias e Podemos potrebbero essere una sorta di Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio, per molta assonanza politica. Come hai detto tu, in Germania, quindi in Spagna adesso c'è un fervore e un desiderio di cambiamento politico di governance. In Germania sappiamo che ci sarà un dopo Merkel a settembre. L'Italia ha una fase, come abbiamo detto, di limbo, e la Francia va a votare tutto sommato anche lei nei prossimi mesi. Quindi il Regno Unito ce ne siamo liberati, e secondo me fra 3 anni verrà a bussare in Europa per rientrare. Quindi tutto sommato il vecchio continente si trova nelle condizioni di gestire questa fase transitoria. Che ha sconvolto la vita, le imprese, le famiglie, ha portato tanta innovazione tecnologica, ma probabilmente tutta questa innovazione tecnologica, almeno per noi europei, si convertirà anche in tanta zombificazione imprenditoriale, che significherà che perderemo una quota consistente del nostro tessuto imprenditoriale. E lì potete stare certi che ritorneranno in auge tutte quelle preoccupazioni ataviche che hanno contraddistinto investitori e risparmiatori italiani. Vale a dire, la mia banca è sicura perché per adesso c'è una rete di protezione universale. Ci saranno episodi finalmente di bail-in, in cui verranno messi gli obbligazionisti, verranno chiamati a sostenere la ripatrimonializzazione di una o più istituti di credito, e poi ricordate che il conto finale lo pagheranno in Italia da chi ha avuto troppo e chi è stato oltraggiosamente protetto, da una parte i pensionati, dall'altra i risparmiatori, cioè tutti coloro i quali detengono disponibilità, risorse finanziarie da 5.000 euro in su. E questo è ormai un quadro abbastanza ben delineato. È piuttosto difficile pensare che l'Italia avrà un abbrivio economico di forte impatto nei prossimi anni, proprio perché abbiamo un deficit di innovazione tecnologica che man mano che passa il tempo ci separa sempre da quella che è la locomotiva asiatica. Oltre alla view sull'Italia, fuori da casa nostra, hai anche altre convinzioni, tue tematiche, che ne so, nelle commodity, su alcuni panieri o addirittura anche su delle vere e proprie aziende specifiche per quello che hanno implementato e così via discorrendo. Guarda, molto rapidamente il tema è lunghissimo. In due parole, è evidente che un portafoglio diversificato è requisito per un investimento di successo, no? Quindi io ti dirò una banalità, ma fare all-in solo su una roba non è intelligente. Detto ciò, proprio nel libro parlo di quelli che sono, secondo me, le macro tendenze, no? Quei settori che quasi inevitabilmente saranno ricchi di domanda, che sarà sempre incrementale e quindi saranno destinati a prosperare. Penso molto banalmente a quella che è l'evoluzione del mondo, no? La quarta rivoluzione industriale con la digitalizzazione è ancora una volta inevitabile, no? E questo comporta
che alcuni settori avranno delle crescite vertiginose, proprio in virtù del cambio, no, di paradigma, sì, che stiamo assistendo. Se ci pensi, banalmente, anche queste videoconferenze, no, sono lo specchio di quanto le nostre metriche di vita stanno cambiando. E quindi noi dobbiamo lucrare e dobbiamo essere protagonisti di questo cambiamento, perché sai, Eugenio, ci sono due tipi di atteggiamento in questa fase. Chi si paralizza dalla paura, no? La paura, se ci pensi, quando tu vedi una cosa ti spaventi, o ti paralizzi o scappi e ti attivi. Allora, adesso siamo uno snodo fondamentale per la nostra esistenza. Così come nel dopoguerra, no? Se ci pensi, il gap poi sociale si fa lì, no? Nei momenti topici. Allora, così come c'è chi è del tutto antirecettivo ai cambiamenti e quindi dice no, io ho sempre fatto così, adesso non mi rompere le scatole, mi è sempre andata bene e continuo così, e questi qua saranno inevitabilmente destinati a estinguersi, perché è così. E chi invece è recettivo al cambiamento, è pronto a coglierne le opportunità, perché tu sai meglio di me che adesso si stanno aprendo delle opportunità straordinarie, no, ma non solo nel mondo cripto, perché il mondo cripto è una parte del tutto, però ci sono delle robe straordinarie, no? Cioè, pensa, che ne so, al mondo cyber security, sì, pensa al mondo dell'e-gaming, che sembra una stronzata, no? Dici, i ragazzini giocano ai giochi da casa, no? Ma non è così, perché se tu guardi i numeri anche banalmente dell'e-gaming da mobile, vedi la Cina come sta crescendo su questa cosa, e sono dei numeri pazzeschi, delle marginalità inaudite, cioè sì, fa soldi, cioè alcuni gamer guadagnano più di calciatori professionisti di Serie A? Sì, ma a parte i gamer, proprio anche chi costruisce banalmente l'hardware per i gamer, chi sviluppa software, chi lucra su queste piattaforme, sì, di sharing. Allora è un mondo che ci sta cambiando sotto gli occhi. Adesso io anche nel libro dico, guarda, adesso è tua la scelta, guardartela la partita o giocartela la partita. Giocartela la partita non vuol dire necessariamente fare lo startup, no? Dice, ok, ma io non ho la capacità di fare una startup innovativa. Certo, pochi ce l'hanno, ma io ti dico semplicemente, diventa socio, compra una quota di una di queste aziende che è destinata quasi inevitabilmente a farlo. E se non sei capace, per esempio sul libro dico, ok, non tutti riescono a fare questo stock picking raffinato, no? Vi riescono a capire quale sarà l'azienda forte nel futuro, compra di tutto il settore. Un bel ETF sui macro trend e metti la testa sul cuscino sereno, non di arricchirti domani e di fare così, però nel tempo è roba che crescerà. Quindi in sintesi, per rispondere alla tua domanda, tutto quello che è innovazione legata al cambiamento inevitabile. Penso all'intelligenza artificiale, penso ad esempio alla robotizzazione, automazione. Sai che ad esempio in Giappone ormai quasi 2/3 dei processi sono automatizzati, ma sono automatizzati, sì, non pensate solo alle fabbriche, no? C'è anche il business dei settori high touch, no? Che sono i settori, per esempio, la ristorazione, questa roba qua. Dice, ma come, ci saranno i robot che fanno la ristorazione? Assolutamente sì. Non so se hai mai visto, ad esempio, in America che ci sono già i bar robotizzati, no? Che se tu chiedi un Cuba Libre, c'è il macchinone con i robot che te lo fa, no? E sì, non è fantascienza, è roba che arriva. Allora, se tu stai sul pezzo e riesci a intercettare banalmente quelli che sono i cambiamenti e diventare socio di queste aziende molto forti in queste robe qui, secondo me puoi monetizzare in maniera assolutamente serena, diversificando. Certo, non fai lo scommessone solo sull'impresa fintech, scommettendo che crescerà tipo Apple, ma se spalmi soldi un po' su così, su una serie, esatto, di altre, puoi fare molto bene. Un po' come il mondo cripto, no? Se tu non ti fissi sul progetto dell'altcoin di cui ti sei innamorato, ma magari spalmi un po' di moneta su una serie di 30 progetti che ti piacciono, 30 altcoin promettenti, se ce n'è solo una che fa quello che speri faccia, ti ripaga la festa di magari le 29 che sono scam. Quindi il tema, secondo me, il messaggio che noi dobbiamo lanciare è che è vero che l'Italia versa in condizioni drammatiche, ma è anche vero che bisogna, secondo me, uscire da questa dinamica, no? Perché poi è una dinamica che ti avvolge, che ti deprime. Invece io direi, pensiamo ognuno individualmente al proprio benessere finanziario, usciamo dalla dinamica che chiediamo sempre qualcosa agli altri, tiriamoci sulle mani che diventiamo noi protagonisti del nostro futuro finanziario, agendo con la testa, essendo
in linea col mondo che cambia. Pietro, io concordo al 1000% con tutto quello che hai detto, perché è indubbio che la proposizione che hai fatto ricalca quelle che sono tutte le regole di buon senso, non solo di un buon padre di famiglia, ma anche di un trader professionista nella implementazione di sia un asset allocation che anche di un proprio portfolio management. Siamo in chiusura. È volata, ricordiamo per chi ti volesse seguire d'ora innanzi dove può trovarti sulle principali piattaforme social. Sì, assolutamente sì, mi trovano su tutti i social, su SS Trader, su pietrolorenzo.it, insomma è abbastanza semplice. Io sono molto attivo sui social, mi piace condividere i miei pensieri e quindi io penso, come al solito, che scambiarsi un'idea, così come ne abbiamo fatto stasera, possa arricchirci entrambi, no? Il vecchio detto: se ci scambiamo una moneta avremo tutte e due una moneta alla fine del deal, se ci scambiamo un'idea avremo due idee. Quindi io anzitutto ti ringrazio, perché è stato un momento di arricchimento anche mio personale, scambiando opinioni con te, e se le persone vorranno continuare a seguirmi, insomma, sui social, su YouTube, io sono molto attivo e propenso a questo scambio di opinioni, che penso che sia il modo per arricchirsi, diciamo, intellettualmente, e quindi di converso anche finanziariamente. Ricordiamo l'uscita in questi ultimi giorni di 1 milione per mia figlia, edito da Webly, che lo potete trovare in qualsiasi grande libreria oppure eventualmente in qualche altro marketplace online tipo Amazon. Confido, Pietro, che magari da qui a qualche mese facciamo un update, così commentiamo quello che è accaduto sul mercato e magari facciamo una chiamata all'Investing di Napoli, che nel frattempo lo avrai anche macchinato, ci saranno anche... Io ti strappo in diretta una promessa di averti ospite all'Investing di Roma a ottobre. Per me sarebbe un grande privilegio e un piacere di incontrarci anche di viso. Se non ci saranno le limitazioni di spostamento Spagna e Italia, farò il possibile per essere con voi, soprattutto per passare finalmente dei momenti di interazione sociale ai vecchi tempi, non solo a parlare di azioni, price action, investimenti, performance, ma anche godersela tra colleghi. Un bel bicchierino, dai. Esatto, allora ringraziamo tutti quanti quelli che sono stati connessi, soprattutto anche per il default tecnico che si è verificato inavvertitamente prima per un calo di tensione elettrica. Non perdetevi, domani alle ore 16 facciamo una live straordinaria su Dubai e Bitcoin, quelle che sono le nuove frontiere, il nuovo Eldorado per i crypto trader a fronte delle opportunità di delocalizzazione che si hanno a Dubai. Pietro, come sempre, buon proseguimento di serata, buoni investimenti, buon trading, e noi ci vediamo alla prossima. Grazie a tutti e buon proseguimento di serata. Buona serata.